cambio la mascherina. Fantasy Hero. Fantasy Hero è un RPG. No, un hack and slash. Hack and slash con una buona customizzazione del gioco. Mi è stato raccomandato da Alessandro ed era esattamente ciò che cercavo. Un gioco molto ripetitivo, senz'altro, con tantissimo farming e grinding, ma era proprio quello che volevo. Tre, no, forse quattro personaggi o cinque, non mi ricordo più, tra cui potete scegliere all'inizio, ogni personaggio ha uno stile di combattimento diverso. Sid, per vostra sfortuna, ha scelto di essere un ranged attacker, quindi scapperò come un codardo e sparerò tutto il tempo. Un quintale di proiettili. La build dovrebbe concentrarsi sui critici, ma siccome sono ancora abbastanza all'inizio del gioco, non ne vedrete parecchi. Vabbè, è ancora una build da fare, ci vuole un po' di tempo. Andiamo a prendere una missione, io direi di andare a prendere una ex mission, dai, che dovrebbero essere quelle semplici. Questa l'ho fatta, questa non l'ho fatta, livello 20, no, proviamo questo. Sì. Questo gioco, al contrario degli altri, non mi è stato non mi è stato regalato, quindi non farò chissà quale promozione, lecca culo, quello che vi darò è la mia esperienza di gioco. Bella e tranquilla. Allora, tanto non mi ricordo i tasti. Cominciamo con lo skippare i filmati come fa sempre Sid. Ok, la R si salta. Vaffanculo, partiamo malissimo. Ah, ok, perfetto. Questo gioco è interessante, ha un macello di abilità, è una cosa giapponesissima in questo. E le animazioni e il casino che accade in schermo è gigantesco. Quello che ammazzerete sono orde di nemici. Questi sono stronzissimi, ma ammazzano sempre! Ma sono sempre loro! Aspetta però. Vaffanculo, sempre loro. Come cazzo li evito questi qua? Devo correre tutto il tempo e sparare mentre sono in aria, forse. Ci riprovo, ragazzi, non mi ricordo. Dov'è che c'ho l'abilità per volare? Che cazzo? Dov'è? Cosa? Ah, eccola lì, niente, a posto, ci sono. Ce la posso fare, ci riproviamo. Almeno voglio andare più avanti di prima. Allora, missione speciale, sì, vai. Questo gioco qui non sono andato molto avanti anche perché ho deciso di impuntarmi contro le missioni nella modalità quasi più difficile possibile. E fino a che non ci riesco non mi arrendo. Un altro tentativo, scrippiamo di nuovo il filmato, eccoci qua, dai. Pop 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 pop. Oh, un critico, ogni tanto se ne vedono, ma veramente sono troppi pochi. Uno down, due down, tre down. Cazzo, mi ha preso, basta, bravissimo. Vola Sid. No, non sono riuscito a caricare. Ma vaffanculo, ma non riesco a stare a terra un secondo. Non c'è il tempo di ricaricare i colpi che mi ammazzano. Bastardi, sono 10.000 volte più forti di me questi nemici. Comunque, questo che vi ho presentato abbastanza brevemente è Fantasy Hero, ragazzi, buttateci un occhio. Pregevole è il multiplayer locale, se avete occasione di giocarlo in due sicuramente lo rivaluterete molto moltissimo rispetto al single player. Il gioco comunque risulta divertente, la varietà di nemici non è eccellente, le musiche però sono in stile anni 90 e in stile Ragnarok Online, se vogliamo, assolutamente sì. I personaggi sono presi dal mondo indie e dal mondo anime e sono molto simpatici. Sono 5 modalità diverse di giocarlo, 5 modalità tutte divertenti. Adesso, mentre io mi scasso e riproverò a giocare la demo di Resident Evil 7, che assolutamente non mi è mai neanche partita, vi saluto e vi rimando ai prossimi eventi. Ragazzi, ricordatevi che OneUp seguirà tutti gli eventi 3 con un commentario divertente, con ospiti, con giochi, e Sid tornerà a fare le cazzate old school. Se avete mai seguito un commentario direct con Sid, sapete che può succedere veramente di tutto. Buona serata, grazie per avermi seguito ancora una volta, qui era Sid con Nindy Night.